Non posso che anche toccare, per quanto ti riguarda, parlando di te, il discorso famiglia. Siete, insomma, tuo papà Riccardo, tuo fratello Alessandro, ma tra l'altro Mancino come te, siete arrivati tutti ai vertici italiani. Ti chiedo un po' com'è la vita fra di voi, se parlate anche delle vostre partite, vi consigliate, se staccate quando insomma vi sentite. Chiamasi DNA. Esatto. sì, no, e devo dire che i nostri genitori in quello sono stati molto bravi, ci hanno fatto abbastanza con lo stampino, perché siamo in quattro, no? Io e Alessandro siamo tutti e due mancini, un po' più alti, eccetera. Invece Annalisa e Andrea, che sono il secondo e il quarto, sono tutti e due destri, con gli occhiali, insomma, ci hanno fatto un po' con lo stampino. La coppia. Però. Esatto, sì, copia e incolla. Però. Oddio, è raro che riusciamo a ritrovarci tutte insieme, perché insomma mio fratello, mio papà e anche mia sorella sono su a Trento, io sono qua a Busto, insomma, qui in partite e non partite siamo sempre in giro, però generalmente quando ci ritroviamo tutti insieme la pallavolo basta, si fanno solo magari sfide in famiglia, in giardino, ai tempi della quarantena o cose così.